Mi chiamo Turchi Gerardo, questo è il mio nome, ma è Mimmo da quando sono un bambino. All'epoca avevo 21 anni ancora, perché sono di agosto. E parlo di. Il mio riferimento è la fine di aprile del 74. Quando venne divelto il portone della scala del senatore Varaldo, fu il primo attentato. Quindi avevo ancora 21 anni. Allora avevo una quarta elementare a Calice, era il mio primo anno di lavoro. Avevo fatto il concorso magistrale l'anno avanti, non lo passai, diciamo lo passammo perché eravamo in tre insieme, come eravamo stati all'istituto magistrale, poi l'università e poi ad affrontare il concorso, a passarlo, poi tutti e tre. Ma erano tempi diversi quelli, uno studiava da fare ragioniere e poi faceva la ragioniere. Io che non avevo nessun talento e nessuna vocazione, mia madre ha detto guarda, fai il maestro. E sì che me la cavai in 4 anni, quindi io a 18 anni ero già bello e diplomato. Poi il primo concorso lo passammo. Bene, anche perché eravamo al terzo anno di università. Quindi, figuriamoci, corsi monografici della facoltà li portavamo in seno all'orale del concorso magistrale. Io e la mia Vespa eravamo proiettati su Calice. Io e il mio treno delle 6:56 o 7:32 eravamo proiettati su Genova. Quindi la mia vita tra la Vespa, la fidanzata e queste altre due cose era già molto intensa. Quindi le cose che accadevano, come queste di cui parleremo, sì, sicuramente facevano parte del quadro, ma non erano le prime. Anche se io potevo essere la seconda vittima, perché ce n'è stata una nel giro di quei 12-13 mesi. Potevo essere la prima vittima perché la bomba che collocarono, lanciarono, non so, nel portone del senatore Varaldo, quando che è attiguo al Barolo Chinato, e l'astor dava Mussolini ultimo atto con Rod Steiger. Quella bomba per poco non me la prendo sull'orecchio perché ha divelto il portone, ha divelto il portone, e io mi ero fermato pochi passi prima. Via Paroca era deserta, adesso non ricordo, era sera, era buio. Mi sono riempito d'aria perché l'effetto comunque è stato quello per la botta. Mentre mi riprendo, senza comunque essere caduto a terra, mentre mi riprendo, esce il ragazzo, più o meno avevamo la stessa età, forse il nipote del titolare del bar, esce così. Comincia a correre nell'altra direzione, quindi verso la stazione, diciamo. E mi fa, vai, 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 perché ci siamo riconosciuti subito. Via, via, via. Ecco, se io non mi fermavo a grattarmi una gamba, quel portone me lo prendevo addosso. E quello fu il primo attentato, ed eravamo ad aprile. Non ho più ripensato al pericolo che ho corso io personalmente, che forse ho raccontato in casa,
l'altro giorno perché se ne riparlava con altri, ma altrimenti non sì, sarà stato una niente di bello, cioè e forse l'ho tagliato, ecco, però il fatto me lo ricordo bene. A novembre era appena, cominciamo dalla condizione mia, allora, il mio secondo anno di lavoro era con una terza elementare a Villa Piana. Avevo una classetta piccola perché avevo chiesto l'assegnazione provvisoria. Mi assegnarono questa classetta a Villa Piana, quindi era a Savona. Allora io ricordo quando fu organizzata come dire, la resistenza, la reazione popolare a questi fatti che si susseguivano, adesso non ricordo bene con quali intervalli, ma insomma ogni po' c'era da riparlarne perché erano cose anche piuttosto brutte perché altri portoni, l'autostrada, credo anche la sede ferroviaria, centrale dell'Enel, insomma. Io allora abitavo con la mia famiglia in Via Scotto. L'ospedale di Valoria era in costruzione ancora. E mia sorella, che ha qualche anno meno di me, era ragazzina, lei aveva partecipato a qualche turno diurno delle ronde che si facevano. Io invece partecipavo a quelle notturne. Si trattava di 2 ore, non so in quanti fossimo attivi per ogni turno in quel quartiere. Abitavo in Via Scotto, quindi l'organizzazione delle ronde si facevano presso il comitato di quartiere, perché allora, diciamo così, chiamiamolo il tessuto amministrativo della città era organizzato anche a livello più basso presso dei luoghi, dei locali proprio fisici, dove funzionavano i comitati di quartiere. Era una cosa di quegli anni. Diciamo, erano anni quelli in generale di una forte, bella partecipazione popolare. Pensiamo solo che nel 75 sarebbero usciti i decreti delegati nella scuola. Io sono entrato nella scuola elementare nel 73 e l'ho trovata come l'avevo lasciata da scolaro, precisa, 8:20, 12:40, 6 mattine alla settimana. L'ho trovata uguale. Nel 75 sono usciti i decreti delegati, i genitori, i comitati la classe, l'interclasse, i consigli di istituto, ecco, ma per dire, tutte cose anche che si sono realizzate, hanno trovato subito il respiro giusto rispetto alla comunità, grazie anche a queste unità amministrative di base che erano i comitati di quartiere, che in una situazione di emergenza e di urgenza come quella, furono fondamentali. Perché era presso i comitati di quartiere che si organizzavano si andava là, si dava la disponibilità. Io ricordo una di queste notti perché feci il turno insieme con Luciano Palli, che era il segretario della CISL di Savona. Chiacchierate
saremmo anche stati attenti a quello che correva per la strada, però ci siamo raccontati diverse cose. Ecco, probabilmente se non avessi il ricordo di Luciano Palli, di questo impegno mio, probabilmente non me ne ricorderei. Non me ne ricorderei. Quando prima parlavamo della... No, ho detto della città di Savona, del comune di Savona. Cioè, a me sembra importante dire che allora Savona aveva più di 80.000 abitanti. Adesso sono 60.000 e il 15% mi sembra che siano stranieri. No, per dire come sono cambiate le cose. Villa Piana, che adesso è un quartiere di anziani, allora era un quartiere popolare, ma insomma, nelle scale delle abitazioni e nei cortili le voci dei bambini si spegnevano alle 10 di sera ed erano tante. C'erano bambini dappertutto. Era molto diverso il volto di Savona, ma proprio la scuola dove ho fatto questo secondo anno, allora era completamente occupata dai bambini della scuola elementare, dove adesso invece c'è larghi, molto comodi, la scuola elementare, la scuola media, c'è stata anche la scuola materna fino a qualche anno fa, per dire. Le aule della scuola elementare di Villa Piana sono aule con una finestra, con due finestre o con tre finestre. Io con i miei 12 scolaretti ero in un'aula con una finestra, no? Questo per dire che come i bambini e i ragazzi erano tantissimi. Quando si trattava di salire su per via La Rocca e uscivano quelli dell'ITIS, sembrava di fare i salmoni quando dovevi schiacciarti sui muri per evitare di essere travolto. Cioè, quindi Savona era una città attiva, operosa, giovane. Tornare con la memoria a episodi di quel tempo, questo ed altri, e scopre che è fasciata di cose che non si possono paragonare a quelle di oggi. E quindi è un po'... È quella parte della memoria che sta dentro uno scatolone che è stato chiuso, ecco. Cioè, tutta sta roba qui è cominciata il 12 dicembre del 1969. È finita qualche tempo fa, ecco, ma è cominciata il 12 dicembre del 69, con le bombe di Piazza Fontana e quelle di Roma, eccetera. Il fatto che adesso non esistano i sentimenti e i ricordi di quel tempo, che non ci siano più, no, è un prodotto generale di tutte le comunità, secondo me, colpite o no che siano state da questi eventi pesanti, perché nel 74 Brescia, nell'80 Bologna, cioè erano cose terribili. Tra l'altro, ecco, io ricordo questo, che quando facevamo le ronde, proprio con Palli, e a questo punto ce n'erano già stati diversi di attentati, dove era quindi non chiarissimo, ma insomma, abbastanza chiaro che c'era un disegno dietro a questa sequela di fatti. E con Palli si diceva, se c'è un disegno, qualcuno l'ha disegnato e non può averlo disegnato senza l'appoggio, la complicità
anche solamente le informazioni di gente del posto, di gente di Savona. Cioè, a questi attentati hanno preso parte, non so in che misura, ma sicuramente anche dei personaggi degli abitanti di Savona. Questo ce lo dicevamo perché l'attenzione che dovevamo prestare alle cose che vedevamo, alle macchine che correvano, alle moto, alle persone che giravano di notte, doveva essere la massima. E quindi tenere a mente prendere nota delle targhe, perché la convinzione era che tra di noi c'era chi aveva partecipato a comporre un disegno di questo tipo. Oggi che tra di noi ci siano persone che, abitanti di Savona, nostri vicini, che non dividono con noi o non accompagnano le idee, le opinioni. No, non ce ne importa niente. Cioè, la persona che diversa, che pensa diversamente da me, non mi preoccupa, non la vado a cercare, non penso di avere uno scambio diciamo che ognuno mi sembra che fa il suo. Ci sono naturalmente dei momenti di aggregazione su temi, problemi. Ma è un'aggregazione, non è un'associazione, ed è soprattutto su cose che riguardano il superfluo. Ecco. Allora no, e questa è condizione che un po' di tutta la comunità, non di Savona, ma in generale. Io e quelle altre persone, i vecchi compagni di istituto, che pure ci eravamo lasciati per aver poi preso strade diverse, c'eravamo tutti, ci si incontrava, le preparavamo anche quelle cose, quelle manifestazioni erano anche preparate, o che so, nei circoli, che so, di lotta comunista, o del movimento studentesco, o dal cinema Salesiani, o dalla FIGC, poi allora c'era anche lo PSIUP, insomma, i ragazzi che volevano partecipare sapevano anche dove andare, e potevano anche permettersi, come me, che non ero organico a nessuno di questi gruppi, di affacciarsi qua, affacciarsi là, secondo le amicizie, le corrispondenze con questo o quell'amico che là invece in quel posto ci si è fermato o lavorava attivamente, no? Ecco. Quindi beh, io, che allora forse ero anche 2 o 3 centimetri più alto di adesso, me lo ricordo bene queste manifestazioni, quando mi giravo indietro era un fiume. Ecco, insomma, e questi momenti, me e gli altri, diciamo, questi momenti ci accarezzavano proprio, ecco. Cioè, perché, viste freddamente le cose che stavano succedendo, erano terribili. Insomma, ci voleva il conforto. Lo trovavi anche in casa, in famiglia, ma poi lo trovavi anche per strada.
immagino anche, ma adesso immagino anche quanto quegli stessi sentimenti e quegli stessi ragionamenti fatti nelle grandi città abbiano potuto produrre comportamenti poi criminali, di reazione, di guerra, dove si sparava, c'erano le P-38, c'erano, insomma, le BR sono nate, sono cresciute in quei frangenti, ecco. Quindi in un ambiente tutto sommato provinciale, cittadino come quello di Savona, momenti collettivi come questo dove ai quali si partecipava e ci si esprimeva in vario modo con la voce, agitando le bandiere, erano cose anche che ci moderavano. Ci temperavano e ci moderavano e forse ci allontanavano anche da esiti che magari in altre condizioni più fredde, più calcolatrici, sempre comunque guidate da qualcuno nelle grandi città, potevano essere, produrre, adesso non mi ricordo più il filo del discorso, comunque potevano produrre reazioni criminali. Allora, quali fossero i connotati della destra dietro visi di persone e dietro nomi di persone di Savona? Non lo so. Ma sicuramente c'erano e ne sono convinto anche adesso. Anzi, dopo che mi avete invitato, ripensandoci, io, figuriamoci, queste cose si fanno con delle persone che intorno a un tavolo ragionano freddamente e compongono un programma, un progetto. Perché Brescia, la bomba, Bologna, per dire, i treni, l'Italicus, qui per un anno, eh. Quindi ci voleva proprio impensabile che un fenomeno di questo tipo, così protratto e articolato nel tempo e nello spazio, pur circoscritto uno e l'altro, impensabile che non fosse sotto l'attenzione del Ministero degli Interni? Insomma, se non proprio del Ministro, sicuramente di una parte dell'apparato. L'Italia, come la Germania, eravamo a ridosso di quella famosa linea che andava da Stettino a Trieste. Insomma, in Germania c'era la Baader-Meinhof che era venuta fuori, no? In quegli anni. Sì. Adesso, io allora non conoscevo nessuno di quella che poteva essere la destra di Savona. Sì, si dicevano dei nomi, ma no, non me li ricordo nemmeno più. Anche perché mi sembra comunque che la caratteristica di quelli che comunque agivano in quegli ambienti erano copertissime. Infatti le indagini, a parte i depistaggi, ma non hanno colto delle responsabilità, dei nomi. Mi sembra, eh. Sì, Adesso non so gli altri cosa. Un'altra cosa che vorrei dire è che so che sono usciti, sembra Marcello Zinola, ha prodotto anche un libro, insomma, anche sulle indagini. Io, a parte i titoli, non ci riesco a leggere. Mi si strizza il cuore. No, no, no. Perché da una parte pensi, ma come io c'ero? Non
Non me ne accorgevo, sì, certo, me ne accorgevo, ma forse non avevo gli strumenti per distinguere bene con lucidità, no? Mi facevo accarezzare da queste manifestazioni, dice, e basta. E quindi, leggendo quello che è successo, allora che è accaduto dopo, mi sembra di essere stato troppo alla finestra, ma non... Io ho preso dal mio lavoro, dalle mie cose, e quindi... Però mi dispiace, ecco, di non aver partecipato o di non aver conservato anche la memoria di queste cose, ma vi giuro, io certe pagine proprio... Cerco solo i titoli e mi accontento di quelli, perché è un po' doloroso. È questa l'innocenza, eh? È questa. Perché poi, insomma, a quell'età lì, a 20 anni, poco più di 20 anni, il fatto di essere a 21 anni, di essere già inquadrato nell'apparato dello Stato perché insegnante, no? Mi sono sentito quasi preso e trattenuto dalla parte, no? Dello Stato, dell'istituzione, e lì mi ci sono per certi versi un po' anche accoccolato per fare poi le cose che pure mi sembravano interessanti, innovative nella didattica. Allora c'era il movimento di cooperazione educativa, insomma, c'era fermento, ecco. E quindi diciamo, la mia attività l'ho esaurita, esaurivo lì, perché il resto faceva davvero paura, paura, paura. Io ho dei pezzi di famiglia a Bologna. Bologna è stata una cosa... Ottanta, eh. Erano già passati 12 anni da... Ecco, vabbè.